Guerrigliero rivoluzionario e idolo comunista, per qualcuno dittatore spietato, per altri un generoso servitore del suo paese. Di certo Fidel Castro è un personaggio che ha segnato la storia della seconda parte del XX secolo. Scomparso all'età di 90 anni, l'ex presidente cubano nacque il 13 agosto 1926 e fu un fanatico appassionato di baseball che sognava un futuro da giocatore negli Stati Uniti. Ma i suoi sogni si sono evoluti in politica, anziché nello sport. Per tutti i suoi detrattori e per tutti i suoi sostenitori, sarà interessante conoscere qualcosa non ancora noto al grande pubblico. Fidel Castro ha guidato Cuba per 5 decenni ed è stato il terzo più longevo capo di Stato del mondo, dopo la regina Elisabetta e il re di Thailandia. Negli ultimi anni, Castro è apparso in pubblico e in video pochissimo, ma ha scritto numerosi articoli per i media ufficiali. È apparso in pubblico due volte nel 2012, due volte nel 2013 e una volta nel 2014. Castro detiene il record per il discorso più lungo alle Nazioni Unite, 4 ore e 29 minuti, ma in occasione della sua rielezione a presidente di Cuba, nel 1998, il suo discorso registrato è durato addirittura 7 ore e 30 minuti. È sopravvissuto a 634 tentativi di assassinarlo, organizzati principalmente dalla CIA e dall'opposizione cubana in esilio. Nonostante i complotti per destituirlo, la tentata invasione americana alla Baia dei Porci e 50 anni di sanzioni economiche, Castro è sopravvissuto a 11 presidenti degli Stati Uniti, da Eisenhower a Obama. Castro era un grande fumatore di sigari cubani, ma nel 1985 ha smesso di fumarli dicendo che la cosa migliore che puoi fare con una scatola di sigari è di darla al tuo nemico. Nel 2012, il Time ha proclamato Castro come una delle 100 personalità più influenti di tutti i tempi. Ha avuto 9 figli da 5 donne. Il suo figlio maggiore, che è l'immagine di suo padre che è conosciuto come Fidelito, è diventato uno scienziato nucleare. Cinque dei suoi figli sono della donna con cui ha convissuto dal 1960, Dalia Soto del Valle. Per Castro la barba non era un simbolo del guerrigliero ma una scelta pratica, poiché ci vogliono 15 minuti al giorno per radersi la barba, per un totale di 5.000 minuti all'anno. Preferiva trascorrere questo tempo per attività più importanti.